Assessore, un grande successo anche questo, ormai si può pagare anche in movimento, quindi siamo nella mobilità e questo è un grande passo per contrastare i furbetti, come dicevamo prima. Sì, per contrastare i furbetti, ma anche per semplificare proprio la vita ai cittadini. Prima bisognava andare in giro per Roma per cercare un tabaccaio, per ottenere un biglietto. Oggi si può salire tranquillamente sull'autobus con la propria carta di credito, basta che sia touch, e si può bigliettare, cioè trovare un biglietto attraverso questi meccanismi che sono di innovazione tecnologica. Questo aiuta sia i cittadini, ma allo stesso tempo aiuta l'azienda a ridurre l'evasione tariffaria, che è stato purtroppo uno dei problemi che nel corso degli anni hanno preso l'azienda da un punto di vista del bilancio in maniera devastante, perché sugli autobus l'evasione tariffaria pesa moltissimo. Ecco. Allora, facciamo una prova adesso con la mia carta di credito. Sì. Che non mi verrà rimborsato. Sì. Facciamo una prova. Ecco, esatto. Titolo valido. Esatto. Bene, mi sembra che funzioni. E qui c'ho anche i soldi sulla carta. Esatto. Grazie, assessore. Grazie a voi.